Il signor Parisi, nonché professore, il signor Galas, nonché Fabio, mi hanno costretto a diventare il commentatore di alcuni avvenimenti e di alcune cose su Telegarda. Saranno piaciute, non saranno piaciute, non lo so. Ma ho letto ultimamente un libro, l'ho letto, è ora di finirla che faccia il commentatore solo politico e di altro genere. Oggi non sanno neanche quei due signori che sono di fronte a me di cosa parlerò. Allora, sorpresa. Voi sapete che ci sono le interviste che fanno questi vari giornalisti, allora intervista notizie, e tra le interviste gli domando, scusi, qual è il film che le è preferito? Ho visto il film che non so, cos'è che le piace di più nel cibo, lo spezzatino, e quell'altro che dice cos'è che le piace. E dice, qual è l'ultimo libro che lei ha letto? E questa signora era una donna, ha detto Santaran di Roberts. È un libro sull'India. Sull'India, chissà, ha detto, questa qui, dovete sapere, l'intervistata, è quella che è la capa di quell'organizzazione di taxi che sta cercando di fregare i taxi normali. Dovrebbe essere. Non so dirti, taxi concorrenziali, privati, insomma, una cosa che c'è in tutto il mondo. E questa è la presidente. È un'italiana, perché gli italiani è sempre anche sulla cresta dell'onda, nonostante che tutti parlano male di questa Italia. E l'ha intervista e ha detto Santaran. Allora ho detto, se questa qui, che è un capo così, ha letto Santaran, ora voi vedete cosa è questo libro. Santaran è di Roberts, parla di un evaso, dall'Australia, che era stato condannato all'ergastolo per omicidio, è riuscito a fuggire ed è fuggito in India, a Bombay. E lui racconta tutta questa storia, naturalmente essendo un evaso, non ha fatto una vita molto regolare, quindi era vicino alla mafia, vicino alle braccia, ha fatto una vita, direi, molto nascosta. Questo libro è tutta un'avventura di questo. A un certo momento, però, c'è un brano non molto grande, che è questo che voi vedete, con una riflessione che mi ha fatto veramente piacere e pensare. Allora mi permetto di leggerla piano piano. Il mantello del passato lo intitolerei. Allora, siccome questo aveva avuto tutta questa vita molto avventurosa, a un certo momento ha fatto una sua riflessione e dice: il mantello del passato è fatto con il tessuto delle emozioni della nostra vita. Allora l'idea che questo mantello sia tessuto con le emozioni della nostra vita mi ha già piaciuto. Ed è cucito, immaginatevi una che cuce. Ed è cucito con i fili enigmatici del tempo. In genere non possiamo fare altro che avvolgercelo attorno alle spalle per trarne conforto, o trascinarcelo dietro mentre ci sforziamo di proseguire il nostro cammino. L'idea di questo mantello, tessuto, cucito, col passato, mi dava l'impressione di avere quasi più caldo, che mi desse caldo alle spalle. Ma tutto ha una causa e un senso. Ogni vita, ogni amore, ogni azione, ogni emozione e pensiero hanno una ragione e un significato. È vero. E alle volte riusciamo a vederli. A volte vediamo il passato con tale chiarezza e le parti che lo compongono ci appaiono con tale limpidezza che ogni cucitura del tempo rivela il suo scopo, il messaggio che esso contiene. Nella vita di ognuno di noi, poco importa che sia vissuta nell'abbondanza o nella miseria,
Nulla porta più conoscenza del fallimento e più chiarezza del dolore. È nella minuscola, preziosa saggezza che otteniamo quei nemici temuti e odiati, dolore e fallimento, hanno diritto e ragione di esistere. Quando ho finito di leggerlo, veramente mi sono sentito avvolto. È una riflessione di una semplicità unica, ma che mi ha fatto riflettere. È vero, noi abbiamo sulle nostre spalle il mantello di questo passato, tessuto con le emozioni della nostra vita e cucito con i fili enigmatici del tempo. Ed è anche vero il finale che dice, e nella minuscola preziosa saggezza che otteniamo, quei nemici tanto temuti e odiati, dolore e fallimento, hanno diritto e ragione di esistere. Grazie.